Gruppi di giovani volontari non armati e non violenti che lavorano per prevenire e trasformare conflitti o situazioni di criticità ambientale. In Campania, 25 ragazze e ragazzi hanno lavorato sull'area della cosiddetta Terra dei Fuochi, 90 comuni fra le province di Napoli e Caserta, per monitorare le attività della pubblica amministrazione e per creare consapevolezza critica fra i cittadini. Innanzitutto mettiamo tutti quanti insieme la sinergia dei ragazzi, corpi civili di pace che intervengono in degli scenari particolari. In questo caso uno scenario particolare come Terra dei Fuochi, particolarmente caro, è un termine coniato da me, ogni tanto lo ricordo a me stesso. Hanno fatto un lavoro di mappatura su tutto il territorio di Napoli e Caserta e provincia, e quindi nei 90 comuni del patto della Terra dei Fuochi, un lavoro di mappatura e di audit, dal quale poi abbiamo tirato fuori dei dati su tutti gli strumenti che la legge 20 prevede e che realmente o non realmente sono stati messi in atto e sono stati utilizzati nei vari comuni. Il risultato, il disegno che ne viene fuori è quello che abbiamo presentato oggi pomeriggio e che sarà sintetizzato in un dossier. Di fatto abbiamo ancora tante criticità, dei comuni che sono molto avanti, come appunto il comune di Napoli, dei comuni che invece non sanno neanche di essere nella Terra dei Fuochi e che quindi non hanno presente la normativa. Il loro lavoro è stato quello anche di coadiuvare e sostenere alcuni degli uffici tecnici dei comuni, proponendo loro delibere, bozze di delibere o strumenti che hanno funzionato in altre parti. Videosorveglianza, siti di stoccaggio, censimento delle aree di territorio più spesso interessate da abbandono abusivo e incendi di rifiuti. Sono questi i principali temi su cui ha lavorato il gruppo campano. È un lavoro che cerca di tradurre in azioni facendo pressione sugli attori locali, la comunità, gli enti, preposti, gli uffici, le amministrazioni, e è un lavoro fatto anche in collaborazione con l'incaricato del governo per la Terra dei Fuochi. Col suo ausilio abbiamo avuto accesso a molti comuni e a molti dati che poi sono stati utilizzati e messi a dossier. Sì, da una parte una mappatura, una fotografia, dall'altra la necessità di intervenire suggerendo degli strumenti. Questi monitoraggi che hanno fatto sono molto importanti perché abbiamo avuto innanzitutto la restituzione di come purtroppo ancora molti comuni non hanno attuato alcune cose, oppure come è difficile trasmettere delle informazioni. Per esempio noi abbiamo realizzato 10 isole ecologiche e non era ancora noto, e grazie a questa operazione abbiamo potuto condividere alcune cose fatte, come degli strumenti che sono a disposizione, tra cui il protocollo Ecopneus, e quindi i ragazzi sono arrivati con una maggiore preparazione. Questo è un fatto estremamente positivo.